oggi è il grande giorno, mancano meno di 3 ore per la 24 ore di Le Mans, per l'inizio della 24 ore di Le Mans, con la parata e tutto il resto. Non vedo davvero l'ora, ma più che altro, Rikos, questo video inizia con una notizia bomba. Io volerò sopra il circuito delle Sart durante l'endurance della 24 ore su un elicottero. E non l'ho mai fatto prima d'ora. Non so cosa aspettarmi, non so come sarà, non so nulla. Non so assolutamente nulla. So solo che adesso mi dedico ai simulatori. E poi sorvolerò l'intero circuito e vedrò tutte quelle sessantine di auto, prototipi e tutto, come formichine, piccoline piccoline, che viaggeranno però a velocità assurde. Wow, stanno arrivando. Tra poco si parte. Esattamente un minuto. Manca un minuto. La ruota gira. E speriamo che giri per tutti la ruota della fortuna, non della sfortuna. Ci sono un sacco di persone, un sacco di pubblico, un sacco di appassionati francesi, tedeschi, non inglesi, tutto il mondo è qui riunito. Eccoci, ci siamo. Oh my god. Coming up from 3 o'clock, French summertime, the 87th running of the 24 Hours of Le Mans is underway. Look at this, no. Oh, sono già toccati i due. Ok, probabilmente dobbiamo ancora un attimo aspettare prima di poter volare. E questa è la zona relax. Relax prima della tempesta. Di vento prima di arrivare all'elicottero e tutto il resto. Mi sento davvero molto tranquillo nonostante io stia per sorvolare il circuito delle Sart su un elicottero per la prima volta in vita mia. Non sono stato sul circuito per stare sopra il circuito. Mi sento emozionato, molto eccitato, privilegiato, fortunato, ma non preoccupato per quello che potrebbe essere. Quello che ho detto scherzando insieme alla ragazza social di Fanatec è: moriremo. Bene. Però moriremo sul tracciato, molto meglio, no? Non è la cosa più bella che potrebbe succedere sul tracciato? Ok. Inglese, ma è come le giostre.
No. Oh my god. Scusate se parlo un po' inglese, un po' qualcosa, ma non lo so cosa dire.